Ci sono storie che ti fanno ancora innamorare del calcio, quel calcio che non è più lo stesso dalla Serie A alla terza categoria, ma a cui tanti appassionati non riescono mai a rinunciare. La notizia che oggi ha entusiasmato un'isola intera, però, è capace di far ritornare allo stadio anche chi aveva deciso di dire basta al calcio dilettantistico da tanti anni. È una storia tremendamente romantica, per molti un sogno che si realizza, al punto tale che qualche malato gialloblu si è anche commosso. Franco Brienza, il giocatore ischitano che ha riscosso più successo, vestirà la maglia dell'Ischia Calcio. Ha iniziato a giocare a pallone in strada e poi nel Campagnano di Pesarola. A 15 anni ha lasciato Ischia, a 18 ha esordito in Serie B con il Foggia. Una lunga carriera tra i professionisti in cui, pur essendo figlio di nessuno, ha potuto indossare con orgoglio, tra le altre, le maglie di Palermo, Siena, Regina, Atalanta, Bologna, Cesena e Bari. E soprattutto, come mai nessuno nella storia degli ischitani, Franco Brienza ha avuto l'onore di indossare la maglia della nazionale italiana di calcio con Marcello Lippi allenatore nel 2005, appena un anno prima della vittoria del mondiale. A 43 anni, dopo averci pensato tanto e soprattutto dopo essersi allenato quotidianamente con grande sacrificio, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco in un mondo tutt'altro che conosciuto. Il calcio dilettantistico, si sa, è un altro sport. Al di là di quello che sarà il contributo tecnico, ma soprattutto umano, che Brienza potrà dare, è una favola bellissima, quella di Ciccio, che è iniziata lasciando Ischia e si concluderà, speriamo più poi che prima, con la maglia dell'Ischia Calcio. Proprio come ha fatto Enrico Buonocore, che oggi è il suo mister e che è stato colui che forse ha saputo convincerlo più di tutti. Pino Taglialatela presidente, Enrico Buonocore Core in panchina, Franco Taratà in dirigenza, Ciccio Brienza in campo dal primo minuto domenica con il Montecalcio. Un bellissimo appuntamento con la storia, quella storia che l'Ischia Calcio porta avanti da 100 anni. Non ti nascondo, c'è emozione perché comunque, come diceva Enrico, la mia situazione è un po' particolare perché io ho smesso 3 anni fa a Bari, poi ho fatto un anno da dirigente, poi quindi una volta che smetti e stacchi un po' tutto l'interruttore generale, fai fatica dopo a riprendere, non era nemmeno in programma comunque. Però comunque dopo sono stato coinvolto già dall'anno scorso inizialmente da Pino, da Mario, però comunque facevo fatica, troppo fatica. Poi quest'anno comunque c'è stata la parte comunque in più di Enrico, di Taratà, comunque l'insistenza, comunque io ho messo il fisico un po' sotto sforzo per cercare di capire realmente Lo hanno dove, stalkerizzato no, dove praticamente. potessi arrivare, perché dopo le risposte alla fine te le dà il fisico, te le dà la mente, il campo, lì riesci ad avere delle sensazioni. E non ti nascondo che tuttora una parte era molto perizzina, l'altra parte dice no, che fai? Perché, cioè, un fisico, capito? Cerchi di. Però a me il fatto di non aver mai indossato la maglia dell'Ischia, essere andato via da Ischia all'età di 15 anni, aver fatto solo il settore giovanile fino al Campagnano, quindi c'era questa cosa un po' che volevo realizzare dopo se c'era la possibilità. Quest'anno, essendo comunque la maggior parte sempre tutti di Ischia, questo progetto che può andare avanti, c'è la volontà di dare una mano. È normale che io su di me ho sempre avuto nella in vita mia quando giocavo aspettative alte, perché il livello era alto, le aspettative sono alte. Ora è normale, che ovvio che sicuramente la gente un po' di aspettativa ce l'ha, però capisco che io sono qui per dare una mano anche prima che non avevo firmato. Comunque io davo una mano a prescindere, lo spogliatoio, i ragazzi più giovani, cioè ero uno di loro a prescindere. Poi dopo non ero dentro ancora, ma comunque ero uno di loro e ora sono dentro a tutti gli effetti e spero di dare una mano. A me piace. Non mi piace parlare molto, non sono mai stato bravo, cioè io evito stampe, cioè evito social, evito perché non mi piace. Sono sempre stato abituato a più a fare che a dire, cioè perché a me conta più l'esempio visivo che quello di parlare. No, io cioè, non voglio che l'attenzione viene su di me, perché Oh, non è. in generale È perché la bello squadra fare per l'entusiasmo che ci sia, ma l'attenzione va sempre verso la squadra e verso. È giusto che sia così, perché la squadra fino ad oggi è prima per merito. Quindi non sottovalutiamo la partita di domenica dopo l'attenzione va su di me,
e si sottovaluta la partita, perché le partite iniziano tutte 0-0 e vanno giocate. E queste sono le partite poi più difficili da preparare, perché quelle dopo successive, dici magari giochi col Pompei, l'attenzione sale già da sola. Quindi sono partite importanti.